quanto lo zaino? Lo zaino 10 euro, maglia, cappellino e zaino, tutto completo, 10 euro, sì. È 44 anni che faccio il Giro d'Italia. 44 anni? 44esimo Giro d'Italia che faccio, sì. Io 28. E lui 28. Senta, in Abruzzo come si è trovato? Sempre bene in Abruzzo. L'Abruzzo è una terra che ci piace molto. Sì. Con gli arrosticini poi... O con gli arrosticini si sta ancora meglio. Pescara si tuffa in un mare di rosa per la partenza del Giro d'Italia che giungerà a Jesi, strade deserte, divieti per le auto per consentire il passaggio della carovana rosa lungo Corso Vittorio Emanuele e via Venezia. Alcune delle zone interessate c'è chi attende il giro con impazienza tra vetrine colorate di rosa, abiti dello stesso colore e tanta voglia di pedalare. Il rosa rigoroso per il giro? Assolutamente sì. Senti, come stanno andando gli affari? Cioè, c'è risposta da parte dei cittadini? Voi siete stati aperti, immagino, come negozi. Noi siamo stati aperti, tutto ok, tutto tranquillo, siamo contentissimi. Insomma, il giro vi fa pedalare. Sì, finalmente ci fa pedalare. Lei di dov'è? Di Avellino, di Bagnoli Irpino, provincia di Avellino. Ah, è venuto qui per il giro oppure di passaggio? Di passaggio. Quindi unisce l'utile al dilettante. Sì, meglio. Ma lei non è che va dietro al giro? No, assolutamente. È un infiltrato? Un infiltrato, sì. Adesso vado in piazza a vedere la partenza. Assessore, la macchina della protezione civile si sta muovendo, come sta andando? Sta andando molto bene, infatti ringrazio tutte quante le associazioni che hanno partecipato, il comandante Palestini con anche i vigili urbani che sono in prima fila e ovviamente assistiti anche dalla protezione civile che è immancabile, ahimè, da 2 anni, ma per questo evento bello per Pescara, una passerella rosa importante e insomma stanno dando la loro in mano per l'organizzazione imponente e mastodontica. Abbiamo visto vetrine agghindate a festa. I commercianti che dicono, come hanno risposto gli esercenti? Hanno collaborato un po' tutti e Pescara anche perché grazie a questo sindaco che abbiamo è una bella manifestazione, sarà sicuramente una bellissima giornata. Prima il negozio di abbigliamento, ora negozio di ottica, come dire, uno sguardo in più verso il Giro d'Italia. Avete allestito a puntino le vostre vetrine? Sì, esattamente, abbiamo... Ci hanno regalato tante cose, alcune cose le abbiamo comprate noi pur di fare una vetrina per la manifestazione, perché lo sport comunque è cultura. Io sono del parere che meglio separarsi da un marito che non separarsi dal Giro d'Italia. Il tandem non va bene, meglio bici. Sì, si vincola per sempre. Lei è qui per vedere il giro, immagino. Mi trovo per puro caso, qua sono napoletano. Quindi si è fatta la tappa di Napoli, mi sembra, giusto? E adesso si fa anche questa di Pescara. Io sono napoletano e mo sto a Pescara. Sul monopattino in attesa del giro. Sì, veramente sto lavorando. Vado in giro per i pazienti, quindi uso il monopattino per muovermi in centro. Bella atmosfera. La lascio al monopattino. Vado a finire il giro, così posso godermi tranquillamente. Grazie, buon lavoro. Così, da spettatore della domenica, insomma. Però lei pescarese non è? No, io sono di Rieti. Ma di Rieti qui per il giro o ci sei trovato? Sono qua a missione per lavoro. Sono un dipendente della Banca d'Italia. Sì, la partenza delle scale e poi seguo sempre l'arrivo. Chi vincerà secondo lei? Speriamo un italiano, anche se è dura quest'anno. Il rosa per il Giro d'Italia? Certo. Rigorosamente rosa? Sì. Pronte per il giro? A me piace molto la bicicletta ed è appassionato anche mio padre, quindi quando ho iniziato a vedere il Giro d'Italia ho iniziato a seguirlo più o meno anche io. È la prima volta, l'ho visto l'altro ieri a Letto Manoppello. Io sono comunque appassionata del Giro d'Italia di quando c'era Bartali. Io sono di una vecchissima generazione. Si ricorda addirittura Bartali, così giovane? No, non sono giovane, sembro giovane. Io mi ricordo Gino Bartali quando l'arrivo era via Gabriele D'Annunzio. Tra l'altro lei mi ha detto faccio il tifo per l'abruzzese Cicone. Certo. Quante cose te Pescara, te lo fiume, te lo mare, te la spiaggia e te l'ipina. Va bene, allora io la lascio e non so se può tenere testa ai ciclisti del... Assolutamente no, guardo solo la partenza, poi me ne vado a casa. Io ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala.